Ciao a tutti, benvenuti a questo video. Questo è l'ultimo in cui andremo a parlare delle pagelle e adesso arriva la nota dolente. Se avete fatto bene i conti, restano tre squadre, credo di non averne dimenticate altre, perciò possiamo iniziare subito. Allora, in questo video voglio cominciare, beh, mi tolgo la parte più facile, facciamo il Sassuolo. Ho dato 5 e mezzo perché è vero che io sto sempre attento al discorso, diciamo, del saldo finanziario e tutto. Però è anche per questo che li ho un pelo penalizzati, nel senso che le entrate non ci sono state concretamente, nel senso che Arraui e Matheus Henrique non possono essere entrate, considerate super entrate, perché non sono giocatori che in teoria potranno essere spesi subito, sono giocatori futuribili, quindi interessanti, ma tutto da valutare. Diciamo che non sono arrivati i giocatori nell'11, ecco, io ho considerato questo. Non ci sono giocatori che inizieranno subito titolare. Non che il Sassuolo ne avesse super necessità, però questo è il mercato e quindi questa è stata la mia valutazione. Le cessioni sono state importanti invece perché Locatelli e Caputo soprattutto, ma non solo loro, nel senso, vabbè, Buravia ormai giocava poco. Marlon è stata una buona cessione, però è un altro che giocava ed era importante, quindi un pochino hanno smontato la squadra, anche se tutto sommato ci sta, io non sono contrario, per me tutti possono essere sostituiti, però diciamo che su Locatelli e Caputo per motivi diversi, ma le cifre vengono comunque incassate nel tempo, non sono per adesso. Quindi infatti il Sassuolo nonostante tutto ha chiuso con saldo negativo il mercato, anche se di poco. Proprio perché non ci sono stati questi incassi immediati, perciò ho valutato un po' queste cose, ho dato 5,5. Ora andiamo lì, lo so che aspettavate questa squadra da tanto, nei miei video io ho dato 5,5 alla Juventus e vi spiego il perché. Allora, so che tantissimi stanno dando 4, tante testate insoddisfatte di quello che è stato fatto dalla Juventus, però secondo me va tutto contestualizzato. La Juventus è una squadra che ha appena fatto un aumento di capitale da 400 milioni di euro. Non mi sembrano pochi per sistemare i conti della società e mi sembra ne avessero già fatto uno l'anno scorso, anche se inferiore. Quindi la proprietà in generale dà una grande idea di solidità e volontà di solidità della squadra, perché l'Inter ha dovuto andare sul mercato direttamente vendendo i propri pezzi pregiati per sistemare temporaneamente la cosa. Quindi la Juventus ha fatto lo sforzo, l'ha fatto lì. Quindi non si poteva fare più di tanto e bisogna anche un po' sgravare nel senso dalle colpe, nel senso Ronaldo si è espresso all'ultimo per questa cessione, pare, quindi hanno avuto anche poco tempo per lavorare a un sostituto e a trovare delle idee e sistemare un po' il tutto. Quindi io non mi sento che di dare su questo delle colpe. Possiamo storcere un po' il naso magari su Locatelli perché la trattativa è durata veramente tanto per una società come la Juventus. Però è proprio dettata da questa poca capacità di spesa che c'era attualmente. Quindi non lo so, il saldo è positivo, cioè è buono nel mercato perché è meno 500.000 euro, però per il fatturato della Juventus è come fare zero, non cambia niente, quindi è un saldo pari. E ho premiato anche gli acquisti, nel senso che non tanto quello di Ken, che non lo so, non sono convintissimo, è un buon giocatore. Vedremo se riuscirà a fare un salto di qualità o no, a livello soprattutto magari più di caratteriale, personale. Però ho premiato molto invece da fan di Football Manager gli acquisti di Kai Jorge e Hyatanen, perché due giocatori talentuosissimi, secondo me, mi piacciono un sacco, li conoscevo già nel gioco, speriamo che nella realtà siano così, o anche meglio, e soprattutto sono stati fatti a cifre veramente ottime, cioè sono rimasto stupito che altri club, però ne capiranno più di me, non siano andati su questi giocatori, club importanti anche parlo, perché a queste cifre, ai 5-6 milioni circa che hanno speso per averli, più qualche bonus magari, ma sono grandi acquisti. E quindi io questo ho tenuto conto di tutto, ho dato 5,5 perché certo che la cessione di Ronaldo è una cessione importante, ragazzi, niente da dire. Però non lo so, non mi sento di dare troppe colpe all'operato della dirigenza, quindi è stato un imprevisto e quindi tutto sommato se non ci fosse stata questa cessione non staremmo parlando di un'insufficienza grave per alcuni, però
Quindi, per le modalità che sono avvenute, mi sento di dare meno colpa. Quindi, tutto qua. Rimane l'ultima squadra, è quella che ho penalizzato di più. Forse in realtà il voto giusto sarebbe non classificata, e sto parlando del Napoli, nel senso che non ha fatto niente obiettivamente, sì, cioè poco. Juan Jesus, sì, un giocatore che va a puntellare un pelo la rosa, e Zambo Anguissa, giocatore che sostituisce, diciamo, abbastanza in maniera simile, tutto sommato, Bakayoko, forse un po' più tecnico di Bakayoko. Però è tutto da testare. L'anno scorso non ha fatto una gran stagione. Secondo me è un po' una scommessa del Napoli. Sicuramente la sua fisicità in Serie A può pesare molto di più che in Premier. Da valutare, però insomma, movimento poco. Però io ho messo comunque un 5. Non ho voluto fare un voto più pesante perché tengo conto comunque del fatto che il Napoli, come poche altre squadre, è una squadra che tiene in ordine i conti. Quindi anche queste cose vanno premiate, ragazzi, perché poi ti ritrovi che o fai l'aumento di capitale o vendi i giocatori perché non hai soldi per mandare avanti la baracca. Quindi non voglio essere più basso di un 5 per questo motivo, perché è una cosa anche importante quella. Quindi la buona gestione nel tempo fa sì che tutto funzioni meglio. Quindi meno di 5 non voglio dare al Napoli per questo motivo. Se siete d'accordo con me, bene, mettete un like che mi fa piacere. Se non siete d'accordo, ditemelo nei commenti, ne discutiamo volentieri in maniera civile. E iscrivetevi al canale se a voi fa piacere, magari meno, ma a me fa molto piacere perché è una gratificazione personale. E niente, ci vediamo ai prossimi video, ragazzi. Un saluto a tutti.